Ciao a tutti, sono Sissi. Oggi video un po' diverso dal solito perché non vedrete la mia faccia, però vi faccio vedere praticamente passo per passo la postazione che uso praticamente per fare le unghie. Dunque, oggi è venuta la mia amica Valeria che devo sistemargli le sue unghiette e poi se avanziamo tempo sistemo anche le mie perché come vedete ho fatto la struttura solamente che le devo colorare perché ieri non avevo tempo e niente, quindi vi faccio vedere un po' le cose che uso. Non sono cose, sono cose molto, molto normali, non sono niente di sofisticato. Dunque, io uso questa fresa che è praticamente comunissima, è marchiata Pretty Nails perché io avevo preso il kit dalla Pretty Nails. Però è una fresa che se la trovate su internet è una fresa che costa sui 15 euro. Niente di che, io la uso una volta o due al mese, quindi cioè, ce l'ho ormai da anni e mi va bene. Ho già montato sulla fresa, dove, ecco, vediamo se riesco a mettere a fuoco. Ho già montato sulla fresa la punta per smontare l'acrigel, questa è una punta di acciaio. Mentre poi qua ve la indico, questa è una punta da buffering e questa è centatrice Cesare che abbaia e questa è una punta per il giro cuticole, ma io non la uso perché mi sembra un po' troppo aggressiva e userò un altro attrezzo per le cuticole che vi farò vedere. Questo è l'aspiratore, come vedete è un po' messo male ed è grande, è a sacchetto, sotto vedete che c'è il sacchetto. Anche qua l'aspiratore è l'aspiratore che mi è arrivato con il kit, adesso ne fanno anche più piccoli di aspiratore, infatti mi piacerebbe prenderlo più piccolo, però vabbè, per l'utilizzo che ne faccio io mi va bene. Dunque, mascherina, perché ovviamente non ho voglia di respirarmi la polvere che viene su, visto che comunque l'aspiratore è quello che è. Poi passiamo subito alle altre cose. Io qua ho un buffer, un mattoncino da buffer, la lima 100-180 di Tertio, questa è proprio di Vale, vedete che l'ho marchiata con una V che la uso solamente per lei. Questo è l'attrezzo che vi dicevo prima per le cuticole. Adesso strozzo Cesare, basta! Vieni. Questo è l'attrezzo per le cuticole e quello che praticamente mi trovo meglio, cioè mi trovo bene a utilizzare questo. Questo attrezzo che è molto simile a quello delle cuticole, in realtà è una spatolina e mi serve per l'acrigel che è questo qui. Qui ho il pennello per l'acrigel di Passione Unghie ed mi sembra che è il pennello Color, sì, infatti. È il pennello color, ma io lo uso per stendere l'acrigel. Poi ho portato un altro pennellino che adesso Valeria sceglierà il colore che vuole mettere e col pennello lo utilizzerò per il colore. Dunque, acrigel, io sto usando il Prince Yes di Willa Nails e questo è un cover costruttore in acrigel. Praticamente è questo qui. Vedete il colore è questo. Questo qui è un barattolino di vetro che uso per mettere il monomero e il monomero è il Blumer, il liquido che praticamente attiva l'acrigel per stenderlo. Blumer sempre di Willa Nails. Poi dopo qua abbiamo questo è di Riccio Capriccio che è quasi finito. È un deidratante per le unghie perché ovviamente l'unghia io preferisco sempre deidratarla perché nel caso in cui ci sia del residuo di umidità dopo il gel non mi va ad attaccare bene. Parlando di attaccare bene, io ho qua il primer che questo qua è vecchissimo, anche questo è quasi finito, vecchissimo, proprio il primo primer che mi è arrivato con il kit ed è di Pretty Nails anche lui. E voi qua mi direte: ah, usi le cose vecchie, usi le cose scadute. Allora, io in realtà ho anche un primer nuovo di Mystic Nails che ho comprato recentemente, solo che l'ho provato su Valeria e praticamente ha avuto degli staccamenti dalle unghie, quindi va ancora meglio questo. Però
per lei funziona questo, quindi finché va bene utilizziamo questo, poi dopo vedremo, magari proverò qualcosa di qualche altra marca. Poi sempre in bottiglietta ho di Mystic Nail il Glossy Finish, che praticamente è il top coat lucido. Se vuole farle lucide, mentre se vuole lasciarle matte, ma non credo, farò il matte direttamente sopra. Metterò uno strato di lucido e poi lo bufferò con il buffer. E questo è il mio metodo per fare il matte. Non ho il liquido che mi fa l'effetto matte, ma io mi trovo bene a farlo così. Dunque, il cleaner con i pad, con i suoi pad. Per pulire l'unghia ai passaggi dove ho polvere e anche sempre ai passaggi dove ho polvere ho questo pennello per spolverare, insomma. Infine, ultimo passaggio, l'olio per cuticole. Sempre, io ce l'ho sempre di Pretty Nails, che è quello che mi è arrivato dal kit originale. Vedete qua ancora quanto ce ne ho? No, ne ho usato veramente pochissimo. Cesare continua a abbaiare. Poi qua passiamo alla lampada. Questa lampada è sempre, vabbè, marchiata Pretty Nails, che è quella che mi è arrivata con il kit, ed è una lampada CFL. Guardate Cesare che fa il matto. È una lampada CFL. In realtà ho anche un'altra lampada che è mista CFL e LED, solamente che con la Crigel mi funziona meglio questa qui, totalmente CFL, perché io non so se forse non è abbastanza potente l'altra lampada, ma questa lampada qua mi indurisce proprio, mi asciuga proprio la Crigel subito. Poi qua abbiamo un posamani praticamente di spugna, che anche questo mi era arrivato con il kit, che l'ho messo qui. Poi quando finirò di fresare, sbaraccherò via l'aspiratore e magari sposto anche la lampada dall'altra parte, vediamo che infatti è staccata dalla corrente. Vediamo dove è più comoda, vale, e o la sposto da una parte o la sposto dall'altra, è indifferente. Qua ultima cosa, abbiamo praticamente tutti i miei colori gel, che vabbè, non sto a farvi vedere uno per uno perché sennò facciamo notte. E vedete che ho varie marche, Nails 2000 che mi piace molto, Brill Bird, ho anche alcuni di Crystal Nails, Semilac che è un'altra marca che è molto pigmentata, Tertio che vabbè a buon mercato, però io trovo che non sono molto pigmentati i colori. E niente, quindi adesso li ho portati qua anche questi perché Vale dovrà scegliere il colore che le piace. Ha detto che vuole fare un fucsia primaverile e oggi la vedo abbastanza scatenata, visto che lei di solito fa sempre nero e colori così. E niente, io concludo qua il video, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se volete altri video a tema unghie, gel, eccetera. E niente, io ci tengo a dire che non sono specializzata, non ho nessun tipo di diploma o certificazione per fare le unghie. Infatti, no, il mio non è un lavoro, non lo faccio di lavoro, ma me le faccio a me stessa e le faccio a Vale in amicizia, diciamo così. E quindi io adesso vi saluto, mi raccomando, sentiamoci nei commenti, lasciatemi il like e iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti. Ci vediamo alla prossima, ciao!